concepibile. Venite pure. Ci siamo tutti. Possiamo cominciare? Sì, esatto. Allora, brevemente, solo due parole. Io sono professoressa Emanuela, professoressa di storia dei ragazzi. Abbiamo preparato questa piccola cosa per voi genitori, un po' perché è bello che vediate quello che hanno imparato in questo anno, sia in sala sia in cucina. E a questo proposito ringrazio tantissimo la professoressa che è di sala, che è stata bravissima nell'aiutarci, e anche il professor Massa di cucina, che è la professoressa Vicaria. Professor Massa, sono di due angeli che mi hanno dato una mano e hanno preparato queste meraviglie. E io con loro invece ho preparato un piccolo lavoro di storia che riguarda un po' la storia degli alimenti. Siccome storia poi è sempre una materia che loro sbuffano a studiare, dicono: ma cosa serve studiare la storia? Si sono magari un po' resi conto che invece fare i cuochi, fare i camerieri vuol dire anche magari conoscere la storia delle cose che serviranno, che cucineranno. E abbiamo cominciato a fare la storia del pane, del vino e della birra, che sono proprio i primi alimenti. Abbiamo preso delle letture, abbiamo studiato un po' le storie, abbiamo messo insieme un testo che loro adesso mi leggeranno. Qualcuno ha una bella voce tonante, qualcuno ha una vocina, quindi vi prego solo di stare in silenzio, di spegnere i cellulari. Poi sono anche un po' emozionati, quindi comunque vi leggeranno questa storia degli alimenti e poi questi alimenti vi verranno serviti sempre da loro, che quindi sono qua in veste sia di lettori che di lavoranti proprio. L'hanno lavorato come cuochi, lavoreranno come camerieri, quindi è un lavoro abbastanza complicato. Sono stati direi proprio bravi nel farlo, io sono molto contenta. E questo mi fa illudere che, insomma, questo mi farà diventare delle persone complete, non solo persone che sanno cucinare, ma persone che sanno anche quello che cucinano, lo conoscono, persone che hanno cultura, che è importante quello, perché secondo me questo deve essere il nostro scopo, di creare delle persone, di formare delle persone complete, che sappiano fare tante cose. Adesso lascio la parola a Marta, che vi presenterà il progetto, il titolo, e poi cominciamo con le letture. Grazie mille, voi potete sedervi adesso. Signore e signori, buongiorno, la classe prima E, I, è lieta di presentarvi i sapori della storia, pane, vino, birra. Poesia del pane di Gianni Rodario. Se io facessi il tornaglio vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato e profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiare i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini dall'India e dal Cile. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza pane, il più bel giorno di tutta la storia. Nella sua apparente semplicità, il pane è certamente uno dei più importanti patrimoni dell'intera umanità. Noi che viviamo in quest'epoca così frenetica e lontana dai tempi in cui il pane fu inventato, diamo per scontata la sua presenza nelle nostre tavole, probabilmente senza nemmeno riflettere sul suo reale valore. Parlare di pane, di un pane particolare, è assolutamente impossibile. Questo alimento è così radicato nelle culture dei popoli del mondo che ogni paese vanta ricchezze e tradizioni proprie. Pane semplice, pane lievitato, pane arsimo, pane speciale, pane condito e che più ne ha più ne metta, senza poi contare il numero e le forme che il pane assume. Se consideriamo poi tutte le varianti che troviamo anche nei singoli paesi, la lista diventa praticamente infinita. Nonostante la vastità dei pani che si producono nel mondo, c'è una cosa che le accomuna tutti senza ombra di dubbio: la bontà. Il pane è certamente un alimento nobile e prezioso, probabilmente più nobile di tutti. A partire dal Neolitico, i cereali hanno rappresentato il fondamento dell'economia di popoli residenti nel bacino del Mediterraneo. Nel vicino Oriente, il processo della loro coltivazione e raccolta risale a circa 11.000 anni. Il grano e l'orzo erano usati come merci di scambio nelle trattazioni commerciali, come salari tradizionali, papali e soldati, e soprattutto costituirono l'ingrediente principale delle vite alimentari in Egitto, Mesopotamia, Grecia e nella penisola Italica, dove venivano consumati sotto forma di pane e birra. Grazie all'invenzione dell'aratro, i campi garantirono un numero maggiore.
Nella mezz'ora fertile, tra le zone più del Egitto e del Cimania, il clima mentre favorì la coltivazione dei cereali di mozzo, frumento, miglio e farro. Dopo la raccolta, i chicchi di grano nostro venivano triturati, così si otteneva una farina grossolana che, dopo essere stata impastata con l'acqua, veniva costruita sulle braccia del focolare. Questo impasto cotto fu il primo pane della storia. Intorno al 1500 a.C. gli egizi inventarono la tecnica della lievitatura, ottenuta dalla pasta in acidità. In tal modo realizzarono focacce che insaporivano con aggiungendo miele, marmellata, didatteri o di picchi, oppure spezie come il cumino o il prezzemolo. Lo storico Greco Erodoto racconta nelle sue storie di aver mangiato in Egitto un panino appena sfornato, con farina di semi di loto impastata con acqua e latte. Altre fonti descrivono l'abitudine degli egizi di offrire agli dei pannotte con forme umane o di animali. Intorno al II secolo a.C. a Roma aprirono le prime botteghe di fornai, che producevano vari tipi di pannotte, a seconda della farina impiegata. C'erano il pane bianco fatto con la farina di frumento, che costituiva un prodotto di lusso, destinato ai ricchi, e quello nero, di segale, riservato alla plebe e agli schiavi. In età imperiale, l'Egitto divenne il principale grano di Roma, dato che le campagne del Lazio non riuscivano più a sfamare una popolazione urbana aumentata considerevolmente. Per garantirsi il favore del popolo, gli imperatori offrivano panem et circenses, cioè distribuzioni di grano a basso prezzo e spettacoli con i gladiatori al Colosseo. Il pane non è utilizzato e diffuso in diversi paesi medio orientali. Gli ebrei mangiano pane acero, pane non lievitato in occasione della commemorazione del Vescovo dall'Egitto. Infatti il pane non lievitato è simbolo dell'aggiungersi e intraprendere un viaggio, data la rapidità della preparazione e la sua ottima possibilità di conservazione. Secondo le sacre scritture, anche l'ultima cena di Gesù Cristo fu consumata a base di pane. Chiudiamo ora con una curiosità. Lo sapete perché mettere il pane capovolto a tavola è oggi considerato, soprattutto dai più anziani, un'ottima educazione? Quasi un gesto che può portare male? Per capirne il significato dobbiamo risalire all'inizio del XV secolo. In quel tempo il re di Francia, Carlo VII, aveva sancito una tassa in natura a favore del boia. Il pane destinato a questo non simpatico personaggio veniva posto dai panettieri sul bancone rovesciato, in modo che fosse ben evidente la destinazione e il disprezzo per questa persona. Intorno a 4000 a.C. gli agricoltori sedentari della Mesopotamia crearono la birra derivata dall'orzo del frumento, la birra. Probabilmente birra e pane furono inventati nel medesimo periodo, visto che le materie prime sono le stesse, farina, cereali, acqua. Inizialmente la birra veniva prodotta mettendo a fermentare al caldo chicchi d'orzo triturati. Questi erano poi immersi in un contenitore pieno d'acqua, nel quale venivano gettate pietre rovesciate sul fuoco. Così i chicchi si spaccavano e rilasciavano l'amido che a contatto con l'acqua si trasformava in malto. Il risultato era una sorta di zuppa densa e scura, che era infine filtrata e lasciata depositare in gialli di terracotta, cioè vasi impermeabilizzati con la pece, o inoltre ricavati dalle viscere di animali. Più a lungo la birra fermenta, più diventa di colore scuro e di sapore forte. Gli egizi diedero dei nomi alle varie qualità di birra, ad esempio la bella e buona, la portatrice di gioia o la fermenta. Una delle prime fonti che citano la birra è il codice di Hammurabi, la celebre raccolta di leggi. In essa vi era una norma che prevedeva la condanna a morte per chi non bevesse la birra. Infatti tale bevanda era considerata sacra e si consumava durante le cerimonie religiose. Gli egizi impiegavano la birra anche come medicina, mescolandola con acqua e miele. Intorno ad Alessandria d'Egitto esistevano molti lavoratori di produzione della birra, che spesso venivano venduta ai mercanti provenienti dalle polis greche. I greci in realtà preferivano il vino, ma il consumo della birra aumentava in occasione dei giochi olimpici, quando il consumo del vino era aumentato per motivi religiosi. Nei secoli successivi la birra si diffuse nei paesi del Nord Europa,
Nel livello gallico a Cesare, descrive la Cervogia, particolare birra apprezzata dai ceti. Da questa descrizione fatta dallo storico romano Tacito, possiamo capire come anche i germani, durante i banchetti, momenti centrali della loro vita, facessero uso di birra. Nessuna altra nazione che dei germani è larga nella prestare conviti, nell'esercitare l'ospitalità, e per essi e pietà esclude una persona dalla propria casa. Ciascuno accoglie l'ospite con tavoli in partita, secondo le sue possibilità. Trattano per lo più durante i banchetti, le riconciliazioni tra gli avversari, gli accordi matrimoniali, la scelta dei capi, la pace, infine, o la guerra. Come se in nessun altro momento più che in quello i pensieri possano manifestarsi con sincerità, gli animi sfasarsi per la questione di maggiore importanza. Bevono un liquido composto di orzo e frumento, fatturato a mo' di vino. Coloro che abitano vicino alla riva del Reno comprano anche del vino. Si nutrono semplicemente con frutti selvatici, con cacciagioni appena uccise, con latte cagliato. Si sfamano senza banchetti sontuosi, senza le cornie. Non sono altrettanto temperanti quando bevono. E si favorirà la loro tendenza all'ubriachezza, somministrando loro quanto bravano. Saranno sopraffatti da questo vizio altrettanto facilmente che dalle altre. In questo epigramma dell'imperatore Giuliano risuona invece il disprezzo per la birra, bevanda barbarica contrapposta al vino dei greci e dei romani. Dimmi chi sei, d'onde vieni, Dioniso, per Bacco verace, non ti conosco, ma il figlio di Zeus. Quegli di nettare sa, tu di capro, ti fece le cerchi, in mancanza di capri, ti spiega. Non Dioniso, Demetro chiamarti conviene, dal grano nato, io non dell'orgia ma dell'orgia. Dal Salmo 89, hai diventato una vite dall'Egitto, per frequentare le scorse popoli, hai preparato il terreno, hai fondato le sue radici e le sue. In Grecia il vino era visto come un dono del dio Dioniso, mentre il più importante tra gli alimenti, vale a dire il pane, era stato donato agli uomini da Demetra. Il figlio conobbe un notevole successo anche nel mondo romano, dove la pratica e l'abitudine di bere e mangiare insieme si mantennero per tutto il corso dell'impero e sopravvissero fin dopo le invasioni barbariche e la caduta dell'impero d'Occidente. Il valore simbolico del vino venne preservato dal cristianesimo. Nel Nuovo Testamento il vino viene più volte menzionato. Il primo miracolo di Gesù Cristo fu la trasformazione di acqua in vino durante le nozze di Cana. Egli stesso amava paragonarsi a una vite, i cui tracci rappresentavano i fedeli della nuova religione. Il vino, insieme al pane, conservò un ruolo centrale nelle celebrazioni dei cristiani, che in questo modo si collegavano ai riti delle civiltà antiche. Ho una visione di un saggio egiziano. È pur bello quando gli uomini sono eretti, quando essi hanno qualcosa di buono da bere e di loro cuore sono felici. Nelle tombe all'interno delle piramidi sono state trovate parecchie giare di terracotta, realizzate appositamente per conservare il vino. Le prime testimonianze artistiche del consumo del vino risalgono al secondo millennio avanti Cristo. In un affresco rinvenuto in una tomba a Tebe è raffigurata una scena di vendemmia. Documenti si hanno anche presso gli Assiri. Gli scavi archeologici condotti a Ninive, contempora circondata da colline ricche di vigneti, hanno portato alla luce bassorilievi raffiguranti il re Assurbanipal seduto sotto un pergolato con una coppa di vino in mano, in atto di offrirla durante una libagione. Nel 539 a.C. lo storico greco Erodoto visitò Babilonia. Nelle storie scrisse che i babilonesi erano i migliori produttori del frutto di Demetra, vale a dire appunto il vino. Ascoltiamo ora le parole di Ulisse rivolto a Polifemo mentre lo tenta con il vino, cercando di ubriacarlo per poter salvare se stesso e i compagni. Allora io al ciclope parlai, avvicinandomi, con in mano un boccale del mio nero vino. Ciclope, to, bevi il vino, dopo che carne umana hai mangiato, perché tu senta che vino è questo che la mia nave portava. Per te l'avevo recato come un'offerta, se avendo pietà mi avessi lasciato partire. Invece tu fai crudeltà intollerabile, pazzo. Come in futuro potrebbe di qualche altro trovarti degli uomini? Tu non agisci secondo giustizia. Così dicevo, e lui prese e beve. Giacque terribilmente bere la dolce bevanda, e ne chiedeva di nuovo. Dammene ancora, sii buono, e poi dimmi il tuo nome, subito adesso, perché ti faccio un dono ospitale e tu ti rallegri. Anche Ciclopi, la terra d'oro di Diade, produce vino nei grappoli, e a loro li gonfia la pioggia di Zeus. Ma questo è un fiume d'ambiose di nettare.
Anche in vari brani dell'Iliade appaiono accenni al Trambio, un vino dolce e molto resinato che veniva prodotto nelle isole Lesbo e Kos. I greci avevano l'abitudine di aggiungere al vino spezie, miele e resina, per mitigarne il sapore aspro. I vigneti venivano coltivati dagli schiavi che seguivano tutte le fasi della lavorazione, dalla potatura alla vendemmia, lungo le colline soleggiate del Peloponneso e delle isole dell'Egeo. I grappoli d'uva venivano fatti essiccare al sole per produrre un vino dolce, simile al passito che si fa ancora oggi nel sud Italia. Intorno al 750 a.C. i coloni greci impiantarono la coltivazione della vite nei pressi delle città fondate nel meridione d'Italia e in Sicilia. Nel V secolo a.C. Erodoto definì l'Italia meridionale enotria, cioè terra del vino. I greci consumavano il vino non solo per i rituali religiosi, ma anche durante i pasti e soprattutto in occasione dei simposi, banchetti nei quali i commensali sorseggiavano la bevanda mentre discutevano di politica e filosofia. Probabilmente erano assai anche diffuse le frodi, visto che le leggi di Atene obbligavano i commercianti a tenere il vino in anfore sigillate e proibivano di mescolarlo all'acqua prima della vendita. Ascoltiamo ora il bellissimo sonetto al vino di Jorge Luis Borges. Ragazzo, se versi vino vecchio, riempi di calice del più amaro, come vuole il costume, la nostra regione ubriaca, più di nascere ubriaco. E l'acqua se ne vada dove pare, a rovinare il vino, lontano fra gli stemi. Questo è vino puro, in quale regno, secolo, e sotto quale tacita conduzione di astri, anche già non si niente il segreto, non si niente al marmo, ma quella fortuna e singolare idea di diventare allegria, con autunni dorati fu inventata. Ed il vino fluisce rosso, lunghe mille generazioni, come il fiume del tempo, che nel lato cammino ci fa donare la musica, di fuoco e di leoni. E la notte del giugno, e nel quarto giorno, esalta l'allegria, o attenua la paura, e questo ti chiamo nuovo, che oggi di canto, canterà un giorno l'arabo e il persiano. Vino, insegnami come vedere la mia storia, quasi fosse già fatta cenere di memoria. Volevo ringraziare il signore che vedete laggiù, il signore Io Parola, perché ci ha fornito la birra e la cola del Paladega, quindi grazie mille, grazie. Sempre in giro che lavora, volevo anche ringraziare Rossana perché è a lei che ha fatto questi allestimenti bellissimi, lei c'è sempre in queste occasioni e quindi grazie anche a lei. E lascio la parola a Preste. E solo le presentiamo perché merita anche lei di essere presentata. Buonasera a tutti, benvenuti. Avete visto che cosa sono in grado di fare i vostri ragazzi. Quindi qui c'è il contributo delle materie di carattere teorico, delle materie pratiche, che sono quelle che loro generalmente hanno di più, ma come ha detto bene la professoressa Emanuel, non basta saper fare bene una cosa, bisogna anche. Abbiamo bisogno di Rossano qui vicino. Anche di Roberto. Sapere chi è. Quindi ripeto, come ha già detto la professoressa Manuel, l'importante è che loro capiscano che è fondamentale essere in grado di abbinare il saper fare ma anche il saper essere, cioè saper presentare le cose, saper spiegare perché. Io spesso dico loro che devono imparare a essere dei narratori di prodotto e oggi l'hanno dimostrato. Se uno è un bravo narratore di prodotto, sa valorizzare molto di più tutto quello che noi abbiamo su questo territorio, sa valorizzare benissimo il bicchiere che questa sera assaggeremo, il vino anche che non so dai nonni. Quindi se avete bisogno di sapere qualcosa del vino chiedete a lei, se avete bisogno di sapere qualcosa della birra chiedete a quel signore. Poi ripeto, spero che per voi sia un insegnamento questo modo di lavorare. Deve essere il modo di lavorare che ci caratterizza. Se faccio capisco non vuol soltanto dire fare le cose tratte, vuol dire anche saperle esporre, saper scrivere, aver imparato tutti questi termini nuovi che forse non avevate incontrato prima.
Tutti sapete cosa vuol dire la Genotria, giusto? Sì, non Enotria. Va bene, grazie ragazzi e complimenti. Prego, chi come è Carla che segue. La signora professoressa Beccaria è quella che ha curato. Ne so, tocca a niente, io posso andare via a casa. Ah, il lavoro che abbiamo fatto. Allora, praticamente voi troverete dei ragazzi con una divisa da cucina, sono quelli che hanno prodotto insieme al professor Massa, che non è qui, è il nostro in cucina. E hanno prodotto tutti questi prodotti sul pane con varie pizzette, tabline, insomma, hanno preparato anche alcune cose salate adesso e poi usciranno anche delle cose dolci. Poi quelli che vedete vestiti da sala sono i ragazzi che invece hanno fatto l'allestimento qui insieme a Rossana, insieme a me, insomma, e che adesso cercheranno tutti, insomma, di fare un servizio il più appropriato possibile. Speriamo con il professor Massa. Reduce da un corso di aggiornamento sull'etichettatura, non è proprio per le bottiglie di vino che vedete, ma sono lo stesso. Allora, spieghiamo solo una cosa, abbiamo preparato due buffet, cibo, in queste due sale. Da questa parte abbiamo un buffet con bevande analcoliche per chi le desidera, dietro di voi avete un buffet con degustazione di birra Baladén, offerta da Il Parola, e di vino prodotto dai nonni di Oberto e di Bosio, giusto? E niente, qui ci sono delle degustazioni, qui se volete qualcosa di analcolico, quindi secondo me... Aggiungiamo un po' di lavoro? Sì. Visto che abbiamo anche un fotografo quasi professionista, che vi fornirà queste immagini, metterete tutto sul sito. Va bene? Guarda. Lavorerete insieme, preparate una sintesi delle cose che avete messo, dei riferimenti, qualche foto, e lo mettete anche sul sito della scuola. Siete d'accordo? Sì. Non potete dire no. Non potete dire no. Va bene. Okay. Allora io inviterei i ragazzi a dare le loro postazioni come rapporti. Okay.